Ora ci spostiamo su un'altra vicenda che ha caratterizzato purtroppo questi giornali di festa, perché volutamente si è voluto commettere degli attentati durante il giorno di Pasqua. Parliamo di quello che è accaduto nello Sri Lanka. La mia vicinanza spirituale e paterna al popolo dello Sri Lanka. Sono molto vicino al mio caro fratello il cardinale Malcolm Rashid Patavendigedon e a tutta la chiesa archidiocesana di Colombo. Prego per i numerosissime vittime e ferite e chiedo a tutti di non esitare a offrire questa cara nazione tutto l'aiuto necessario. Auspico altrettanto che tutti condannino questi atti terroristici, atti disumani, mai giustificabili. Papa Francesco e gli attentati nello Sri Lanka. Ma non a tutti, diciamo così, è piaciuto, come dire, anche la tempistica del Papa. Anche i modi, le parole usate. Io vabbè, ci sono stati degli articoli, uno ce l'abbiamo di fronte. Questo Papa piange poco per i cattolici, a firma di Gianluca Veneziani, ad esempio. Quotidiano Libero. Sul Libero, ma ce ne sono veramente tanti. Io non ho anche il giornale oggi. E non si piange per i cattolici. Io non so se qualcuno si aspettasse che lui annunciasse una guerra santa così il giorno di Pasqua. Può darsi, dice, andiamo a fare armatevi e andiamo a fare le crociate. Non lo so. Vediamo cosa ne pensa Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia. Ben trovato, Mario. Ben trovati a voi. Buongiorno, Mario. Ha senso, insomma, mettersi a analizzare dopo quanto tempo è intervenuto il Papa, con quali parole, in che modo, in questo caso, secondo te? Non ha senso, perché il Papa è intervenuto subito, è intervenuto nella benedizione Urbi et Orbi, che ha fatto seguito immediatamente agli eventi. Le prime parole del Papa sulla vicenda sono esattamente successive, l'avete trasmesse, per cui davvero non ha senso. Non solo non ha senso, ma è proprio sbagliato. Il Papa è reduce, Papa Francesco, da una importantissima firma su un documento nella visita che ha fatto agli Emirati Arabi proprio poche settimane fa, in cui questo documento impegnava tutti i leader religiosi a sottolineare come non ci possa essere violenza in nome di Dio, quindi a evidenziare e sottolineare questo tipo di elemento. Cosa avremmo detto se un imam islamico avesse gridato alla guerra santa contro i cristiani dopo l'evento di Christchurch, cioè dopo l'uccisione di alcuni musulmani, sì, in moschea in Nuova Zelanda? È chiaro che sarebbe stato considerato gettare benzina sul fuoco. Certo. Il Papa penso abbia usato la misura corretta che deve usare un Papa in un momento in cui eccitare gli animi non serve a nulla, cioè non aiuta sicuramente i cristiani in Sri Lanka. Considerate anche le situazioni di pericolo a cui i cristiani sono esposti nei giorni delle celebrazioni pasquali in tutto il mondo, perché io ricordo che quello che è accaduto in Sri Lanka accade sostanzialmente tutti gli anni nelle celebrazioni pasquali, nelle celebrazioni natalizie, nei momenti di grande aggregazione dei cristiani. C'è molto spesso una serie di uccisioni che noi peraltro puntualmente dimentichiamo. L'anno scorso fu una strage in Pakistan, dove furono appunto prese nel giorno del lunedì dell'angelo di mira alcune chiese, sì, pakistane, ci furono dei morti. Sempre uguale, quest'anno una stupidaggine, mercatini di Natale a Strasburgo, magari una cosa meno eclatante, meno anche... Sì, ma la cosa voglio dire è che nel 2019, solo nei primi neanche quattro mesi del 2019, ci sono stati quasi 5.000 cristiani uccisi nelle varie celebrazioni in giro per il mondo. Quasi 5.000, saranno alla fine dell'anno, come sempre, intorno ai 20.000, ed è sicuramente la religione cristiana quella più esposta al martirio. Ma perché però allora, secondo molti cristiani, questo Papa non starebbe facendo abbastanza? O magari anche, molti, anche la mia visione è distorta alcuni dal fatto che, ecco, diciamo molti, che vedo soprattutto qui in Italia, quindi magari la mia visione è distorta, Mario, anche da questo. È sempre tutto strumentale politicamente, e ogni volta attaccare
Il Papa serve ad alcuni giornali, in particolare quelli più vicini alla Lega, per far suonare una sorta di eco a favore di cattolici anti-bergogliani che possano quindi anche essere contro alcune altre politiche del Papa. Ricordiamoci che proprio quel giorno, sì, durante la benedizione Urbi et Orbi, il Papa ha parlato anche contro le armi, non so se avete sentito. Oh, bravo, aspetta un attimo che la voglio far sentire, perché oggi qualcosa è uscito su questo richiamo alle armi, perché quello che potrebbe significare in altri tempi, e soprattutto in queste ore, un richiamo che il Papa fa, ovviamente legittimo, figuriamoci che il Papa può dire una cosa contraria, cioè armatevi e sparate a tutti, procuratevi una pistola e mettetela nelle vostre case, insomma a volte veramente si discute sulla lana caprina, ma quando è arrivata questa frase del Papa? Nel giorno in cui si discuteva di questo post del social manager di Salvini. Sentiamo le parole del Papa. I leader delle nazioni affinché si adoperino per porre fine alla corsa degli armamenti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei paesi economicamente più avanzati. Il risorto che ha spalancato le porte del sepolcro apre i nostri cuori alla necessità dei bisognosi, degli indefessi, dei poveri, dei disoccupati, degli emarginati, di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità. Allora, queste le parole del Papa, la corsa al riarmo, ovviamente questo è più in termini, diciamo così, macropolitici, geopolitici, ma poi proprio la corsa all'uso delle armi, soprattutto nei paesi sviluppati. Scrive Marco Antonellis per Dagospia che la foto di Matteo Salvini con il mitra in mano, per giunta nel giorno della Pasqua, è quanto di peggio ci si possa aspettare da un leader politico che per di più si professa cattolico. Secondo Marco Antonellis, queste sarebbero dichiarazioni di fonte, carpite da lui, ovviamente dal giornalista, vicine alla segreteria di Stato. Marco Antonellis su queste lui cose difficilmente... Credi Mario, che ci sia in questo momento da parte del Papa, come dire, la voglia di indicare una strada all'elettorato e soprattutto di non indicare la strada leghista per quanto riguarda le prossime europee? Ma io non so se questo sia in cima ai pensieri di Papa Francesco, anzi, conoscendo un po' come si muove la Santa Sede, escluderei un interesse diretto. Nelle elezioni europee che ci saranno tra poche settimane. È chiaro, questo è evidente, che davanti al leadership che in Italia avanzano, magari con quella immagine appunto, o addirittura con l'accordo con la lobby delle armi, perché ricordiamoci che Salvini, quella immagine non è che compare per caso, Salvini è una persona che è stato molto vicino in campagna elettorale al comitato direttiva 477, che è la National Rifle Association italiana, cioè il gruppo in cui si incontra oggi un'armi, oggi l'acronimo nuovo è un'armi. Ora io dico, il tema è uno: il Papa ha diritto a esprimere forti moniti morali su questi punti? Io penso abbia pieno diritto. Poi ci sono le letture politiche che vengono compiute. Quello che è molto distonico in questo elemento è che alcuni partiti, non voglio mettere la croce solo a Salvini, perché quella foto di Salvini, ma è una foto che mi pare sia stata presa mentre lui controllava le armi nella intonazione alla polizia. Sì. Ora, il tema è uno: queste sono anche leadership che si vogliono accaparrare i voti cattolici. Questa è una cosa interessante. Allora, se queste leadership si vogliono accaparrare i voti cattolici, devono essere, come dire, conseguenti rispetto a dei valori che sono evidenti del mondo cattolico. Quello di trattare con i produttori delle armi non è un valore, come dire, sottoscrivibile dalla Chiesa Cattolica. La foto di Morisi, quindi, e l'atteggiamento di Salvini e tutta la sua policy pro produttori di armi. Ma voglio dire, per uscire dalle ipocrisie, no? C'è anche Giorgia Meloni che fa sempre la
paladina dei valori, adesso nelle ultime settimane in campagna elettorale si è scoperta paladina dei valori cristiani. Allora, cara Meloni, perché candidi nelle tue liste un produttore di munizioni, il più importante produttore di munizioni del mondo, nelle tue liste alle europee? Perché candidi il nipote del duce guerrafondaio? Questi sono i punti su cui si può fare discussione politica. Se vuoi attrarre voto cattolico, non puoi attrarre contemporaneamente la lobby della produzione delle armi, la lobby di chi produce le munizioni con interessi. Io questo ragionamento lo capisco, Mario. Capisco. No, però ti chiedo una cosa. Ma esiste ancora un elettorato cattolico che ha queste, diciamo così, questo tipo di principi? Quindi sono 7 milioni di persone che vanno incredibilmente, nonostante tutto ciò che è accaduto nella secolarizzazione, tutte le domeniche a messa. Questo per darvi però tu sai che questo non è che comporta, non è che fa di una persona un buon cristiano, un buon cattolico. Però esci dalla chiesa e magari c'hai la pistola in casa. Scrive un'area. Io dico, dentro a quest'area di 7 milioni. Poi non è che avere una pistola in casa significa che sei un assassino. Per niente, nessuno vuole dire. No, infatti non vorrei essere frainteso. Il tema però è uno solo. Ora si può scegliere politicamente, non riguarda questo il cittadino che ha la pistola, riguarda le leadership politiche. Se tu sei un leader politico e intendi, come dire, nei tuoi proclami agiti il Vangelo, sventi il rosario e dici che sei vicino ai principi, quel Vangelo devi pure aprire e leggere, perché altrimenti le cose hanno, come dire, suonano false. E questo risuonare falso, probabilmente, sì, questo posso immaginarlo, nel mondo, diciamo, anche delle gerarchie ecclesiastiche può produrre un fastidio, tant'è che quando Salvini ha cercato di avere un contatto diretto con Papa Francesco, questo contatto gli è stato rifiutato. Questo sì è accaduto, perché un po' meno di un anno fa Salvini fece un tweet, diciamo, un po' improvvido, dicendo: domani incontrerò Papa Francesco, perché c'era la possibilità di incrociarlo dentro alcune vicende istituzionali che l'avrebbero portato uno accanto all'altro. E da tanta sede, su cui ho detto, non ci sarà nessun incontro. Senti, Mario, è evidente che questo ha un significato. Ha un significato perché le leadership politiche vogliono attirare il voto cattolico, lo dico da presidente del Popolo della Famiglia, cioè da chi vuole interloquire con il mondo cattolico, poi deve avere degli atteggiamenti conseguenti. Se io andassi poi tutti i giorni a dire brucia l'immigrato, acquista le armi, candido quelli che producono munizioni, e poi voglio pure che quando svento il rosario io sia credibile, un problema mi crede. Mario, perché secondo te, tu lo so che sei un attento osservatore, i cattoleghisti, veramente, passatemi il termine per sintetizzare, vedono nella figura di Papa Ratzinger una grande nostalgia, ma anche un'occasione mancata di un Papa che magari veramente, mi pare di capire, nel loro immaginario collettivo avrebbe annunciato guerra santa, scagliamoci contro gli islamici, porte chiuse agli immigrati. Lo percepisci anche te questo racconto che viene spesso fatto, Mario? È percepibile, hai ragione, con il solo clamoroso difetto di non aver mai letto Papa Ratzinger. Mai, forse per l'aspetto, forse pensano che la pensi così per l'aspetto, Mario. Perché in fondo le sue parole, io mi ricordo che Salvini, altra cosa che insomma sicuramente non avrà fatto piacere a Papa Francesco, agitò una maglietta in cui c'era scritto: il vero Papa è Benedetto. Ecco. Ora è chiaro che questa contrapposizione tra Benedetto e Francesco, io ho provato a spiegarvi già nell'ultima intervista, davvero non esiste, perché ogni Papa è continuità dell'altro, spesso anche con elementi inevitabili di contrasto, ma perché nell'unicità della posizione che hanno, che è quello di sovrano teocratico assoluto e quindi l'unico sovrano teocratico assoluto che esista sulla faccia della terra, con delle caratteristiche ben evidenti e studiate, si possono sempre costruire contrapposizioni, e sempre si sono costruite nella storia della Chiesa, andata ad attaccare polemicamente questo o quel pontefice. Qui poi c'è la vicenda straordinaria, che da mezzo millennio non accadeva, dei due papi contemporaneamente viventi, e quindi la dicotomia si è aumentata. E ricordate, poi l'altra questione fondamentale è l'uso dei social, che fino ad alcuni anni fa non esisteva che tu potessi metterti in cattedra su uno strumento comunque percepibile dall'universo mondo attaccando un'autorità di livello come quello del Papa. Quindi questa cosa, che l'ultimo degli scemi può venire sulla mia pagina
a spiegarmi che non sono abbastanza cattolico se non attacco Bergoglio, perché questo è il tratto distintivo, anche sui giornali, quando vedete i titoli con Bergoglio, capite immediatamente che quel giornale vuole fare del dileggio rispetto a Papa Francesco. Perché altrimenti deve essere Papa Francesco, certo. Appena leggete Bergoglio, capite subito nel titolo, e quello è l'intendimento. Io vi dico, e questo lo posso dire veramente da profondo conoscitore della Chiesa Cattolica, che la contrapposizione tra Bergoglio, usiamo il Ratzinger per usare i loro nomi da cardinali, è semplicemente inesistente. C'è una, questo è vero, l'avete letta bene, perché sui giornali si è voluta alimentare per finalità di utilizzo politico nel cortiletto italiano di vicende che invece hanno un livello estremamente più alto, l'alimentazione di un dualismo che semplicemente non esiste, per giustificare rispetto ad alcuni ambiti, hai detto bene, il cattolichismo, che è per certi versi molto contraddittorio nelle sue due specificità della cattolicità e del leghismo, una giustificazione in qualche modo alle proprie posizioni. Però è chiaro, quello che sta avvenendo è che quei 7 milioni, la Lega era il quarto partito il 4 marzo, perché i voti dei cattolici praticanti andarono a Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia e quarto partito la Lega, poi Fratelli d'Italia e Popolo della Famiglia, quindi cioè la gran parte dei voti cattolici andarono al Movimento 5 Stelle, quindi era una andarono al Movimento 5 Stelle. Chissà perché vedevano qualcosa. Virginia Raggi stravinse le elezioni del 2016, perché addirittura alcuni vescovi fecero campagna per Virginia. Ma sai che questo è strano, perché il Movimento 5 Stelle appare proprio non il partito più, però il partito più agnostico, più che guarda al futuro. Sono profondamente d'accordo con te. Cioè non ha nulla, ma neanche di critica, non è un partito con, non so, come i radicali, che ovviamente sempre magari in aperta politica. Però proprio che vive di tecnologia, del futuro, della piattaforma Rousseau. È strana questa cosa, che il voto cattolico, probabilmente perché manca un'alternativa. È assolutamente avaloriale, però in quella fase storica di tre anni fa, forse vi ricorderete anche Avvenire, che oggi tanto pubblica un bellissimo articolo sul Popolo della Famiglia, e voglio ringraziare Marco D'Arpino per averlo fatto, il direttore, allora in quel periodo faceva l'intervista a Beppe Grillo, che era una cosa impensabile per certi versi, per chi conosce le ritualità del mondo ecclesiale italiano. In quella fase si aprì una sorta di linea di credito al Movimento 5 Stelle, che era insomma nella fase rampante, appunto la vittoria di Virginia Raggi venne favorita da vescovi che al ballottaggio fecero votare Virginia Raggi, e dopo anche sicuramente nelle chiese, come dicevi tu, per mancanza d'alternativa il voto dei praticanti è dato prevalentemente a 5 Stelle. Oggi quel voto è in scongelamento, in tutta evidenza, per ragioni piuttosto chiare. C'è una delusione nel paese, c'è una delusione anche tra i cattolici. La Lega riesce col suo messaggio, diciamo così, molto mediaticamente portato, a attrarre buona parte di quel voto in uscita e del voto in uscita da Forza Italia. Non dimentichiamoci anche questo, c'è una Forza Italia che sta perdendo il 40-50% del suo elettorato a vantaggio della posizione di Salvini. Ecco, da questo punto di vista la lettura dei flussi dei gruppi cattolici in uscita e in movimento, ripeto, di quei 7 milioni che rischiano però di essere i 7 milioni determinanti delle prossime elezioni europee, ovviamente fanno gola a tantissimi, e Salvini si è adoperato per essere attrattivo rispetto a alcuni segmenti non irrilevanti di questa di elettorato. Allora, andiamo a leggere un messaggio di un ascoltatore al 334-9229. 334-9229-505 scrive questo ascoltatore: siete degli ignoranti in materia teologica, studiate il discorso di Ratisbona di Papa Ratzinger prima di dire cazzate ogni giorno, un giorno sì e l'altro pure. Questo ovviamente ce l'ha con Mario e con Matteo. Sì, esatto, perché Gianluca lo sa bene. L'ascoltatore precisa questo aspetto. Io sono forse uno dei maggiori cultori del discorso di Ratisbona. Ma non ho capito. Insomma, ce l'ha solo con me, dai, ho capito. Allora, ce l'ha con Torioli, purtroppo. Credo che il problema sia immaginare un Ratzinger contrapposto all'Islam, mentre la lettura del discorso di Lisbona spiega bene qual è il richiamo e qual è stato l'altissimo richiamo di Ratzinger sul tema Islam e violenza, che è stato davvero, secondo me, un punto di svolta che Ratzinger ha pagato caro, perché fu diciamo additato da tutto il mondo dopo quel discorso. Ma oggi chi lo rilegge
legge le parole della profezia dentro al discorso di Ratisbona. Detto questo, ovviamente l'ascoltatore, che sarà probabilmente un pochino anche un cattolichista, avrà intenzione di segnalare che c'era una carica anti-islamica di Ratzinger, che in realtà non era di questa natura. Era estremamente franco Ratzinger e diceva agli islamici: o voi ponete al centro della vostra riflessione anche religiosa il tema della ragione, come ha fatto il cristianesimo, facendosi innervare persino dall'illuminismo, che era la sua principale fonte di inimicizia per certi versi sul piano filosofico, o voi non risolverete mai il problema della violenza. Questo è stato un richiamo fortissimo, la cui conseguenza, però, badate bene, è che quel documento che vi ho citato, cioè la firma di Papa Francesco con le più alte autorità e religiose del mondo islamico negli Emirati Arabi, per dire o noi qui mettiamo un limite, per cui per Dio non si uccide, e questo è un modo fortissimo rispetto al mondo islamico, o il rischio è quello della guerra santa. E allora, secondo me, proprio da Ratisbona si è partiti, negli Emirati Arabi si è arrivati. Purtroppo la Pasqua di sangue continua a essere l'elemento caratteristico, certo, dell'essere cristiani nel mondo, perché ricordatelo sempre, nessuno muore quanto i cristiani nel mondo, e questo è gravissimo che non venga mai sottolineato, mai raccontato, che ieri Obama e la Clinton abbiano detto che quelli che sono morti in Sri Lanka sono gli adoratori della Pasqua. Sì. E non abbiano usato l'aggettivo cristiano. Quello non l'ho capito. L'hanno... Ma davvero? Sì, sì. Luigi Di Maio. Ma perché? No, Mario? Aspetta. Aspetta un secondo. E anche Di Maio nel suo tweet ha avuto fatica, anzi non ha usato nel tweet di cordoglio l'espressione cristiani. Eh sì, eccolo qua. Bufera su Obama e Clinton, scrivono adoratori della Pasqua. I cristiani sono adoratori della Pasqua. Non è stata usata l'espressione cristiani. Ma secondo te perché? Non è un perché, questa è una posizione, come dire, politica, non è che lo fanno per caso. Dall'amministrazione Clinton, da Bill Clinton, all'amministrazione Obama, alla segreteria di Stato di Hillary Clinton, nei documenti ufficiali di quella amministrazione si è sempre detto che bisognava trattare il cristianesimo non come religione organizzata. Allora, aspetta, perché ci scrivono che è una traduzione sbagliata in realtà. No, non è una traduzione sbagliata, perché non c'è scritto Christians, c'è scritto Worship of Easter, una cosa del genere. Allora, non è una traduzione sbagliata, non è usata l'espressione cristiana, ma questo è un dibattito che in America c'è da anni, basta andarci in America e sapere di cosa si parla. Il tema non è il tema della questione traduzione letterale, il tema è che per alcune realtà Lib Dem, Easter, cioè, Worshippers, Easter Worshipper è la parola che usa Obama, adoratori della Pasqua, non usa anche Hillary Clinton, identica. Ma siamo sicuri che non si dica così? No, non si dice così, perché Easter è la Pasqua, giusto? Christians. La strage è una strage di cristiani, allora. È una strage mirata ad avere martiri cristiani nei giorni di Pasqua ad opera di fondamentalisti islamici, e anche per avere questa espressione abbiamo dovuto aspettare due giorni, quando era del tutto evidente. Andatevi a guardare le titolazioni dei giornali, dei siti delle ultime 48 ore. Guarda, Open, che vabbè non è uno dei tuoi quotidiani preferiti, però scrive che in realtà questa polemica è infondata, è inutile. Allora, andiamo a leggere questo che scrive Open. Vittima Easter Worship, secondo qualcuno, come il quotidiano Il Tempo, la traduzione sarebbe adoratori della Pasqua. Il duo americano si sarebbe inventato il termine per non dire cristiani. Di fatto la polemica avviata da un'area dei credenti cristiani è tipicamente politica, avendo di fronte una definizione che risulta corretta nei confronti di coloro in quanto cristiani festeggiano la Pasqua e per coloro che si trovano nel luogo degli attentati in quanto turisti. Posso dire che mi sembra un po' una supercazzola, sì, quest'ultima spiegazione. Poiché Open non è il Vangelo, io vi dico... Allora Mario dice, ma perché non hanno scritto cristiani e basta? C'è un professore universitario italiano, bravissimo, tra l'altro giovane, che si chiama Pasquale Annecchino, che davanti all'amministrazione americana
cioè all'amministrazione Obama, proprio pochi anni fa, cercava di spiegare a questa amministrazione perché non era accettabile che venisse cancellato dai documenti pubblici dell'amministrazione americana l'espressione Christians, che, ripeto, non è una questione che si è aperta oggi, è una questione politica, di cosiddetto politically correct, che si è aperta anni fa sul tema della libertà religiosa. La cristianità non doveva essere indicata come una religione organizzata, sì, ma come una dimensione privata di ciascuno, non come una dimensione organizzata. Sì, ho capito. Elemento è quell'elemento per cui molto spesso non leggete, per esempio, appunto, che l'attacco è stato degli islamici. Trovate sempre altre espressioni, i kamikaze, le esplosioni. Sì, sicuramente non c'è la volontà di usare il termine cristiani. Perfetto. C'è la volontà di qui scrivono che è un modo di riassumere in due parole i credenti che hanno celebrato la Pasqua cristiana in un luogo di culto e diventano gli adoratori della Pasqua. Però effettivamente adoratori della Pasqua viene, adoratore è un termine che viene usato per le sette, per... Ma poi suona, ma suona oggettivamente. Sì, non suona bene, poi non lo so se... Suona distante da ciò che è. Easter worship. È un attacco di alcuni fondamentalisti, gestiti probabilmente da ISIS, contro i cristiani, martirizzandone 290... Il giornalista deve raccontare quello che... Anche Fox News, politici, anche Fox News ha scritto questo. Anche Fox News. Allora, il tema è sempre lo stesso. I politici fanno strumentalizzazione politica, perché Hillary Clinton, Obama, Salvini, Meloni, tutti a fare strumentalizzazione politica. Poi restano i fatti, e nei fatti ci sta l'indubbio martirio di centinaia di cristiani durante il momento più alto della fede cristiana, che sono le celebrazioni pasquali, ad opera di fondamentalisti radicali islamici, perché questo è, e dentro questo mare di sangue l'unica cosa che si alza davvero bella è che i capi islamici, i capi della religione cristiana, cioè Papa Francesco, si sono incontrati qualche settimana fa per dire: per Dio non si uccide, non è legittima alcuna violenza nel nome di Dio. O noi riprendiamo il filo che parte dal discorso di Lisbona e arriva al documento di fratellanza di Abu Dhabi di qualche settimana fa, e con quello costruiamo l'antidoto al veleno della guerra di religione, o noi non è che edulcorando i termini religiosi evitiamo di spiegare quello che è accaduto. Chiaro. E produce la casa. Però questa è una cultura... Rimane un po' surreale che noi siamo stati tutti emozionati perché bruciava il tetto di una chiesa, e poi quando muoiono 290 cristiani cerchiamo di occultare il fatto che questi siano cristiani. È qualcosa che veramente ha a che fare comunque a quanto pare dal punto di vista linguistico negli Stati Uniti, insomma, non negli Stati Uniti, in alcuni ambienti della politica statunitense, non ma anche i media, perché guarda, io ho davanti dei post di Fox News, Easter Worshipper, poi Crux, ma è così. Perché che è un giornale cattolico, Easter Worship. Non usare le espressioni. Los Angeles Times, Pope tells Easter Worshipper. Quindi Washington Times, però, Easter Worshipper. Quando abbiamo raccontato gli omicidi di Christchurch, abbiamo detto che andavano nelle moschee e hanno ammazzato islamici. Ricordiamoci. Non abbiamo detto adoratori di Allah. Del Ramadan. No, vabbè. È vero o no? Le parole sono importanti. Abbiamo semplificato. Sicuramente è un aspetto diciamo linguistico interessante. Le parole sono importanti. È sicuramente una presa di posizione politicamente corretta, probabilmente è quello che dici, è quello che dici tu, perché nessuno utilizza il termine cristiano, effettivamente. Tutti utilizzano questo termine, quindi è come se fosse è una regola non scritta anche del giornalismo. Giornalismo per dire che so, gli adoratori della penna potrebbero diventare. Va bene, cioè, va bene. Si vede che il cristianesimo rimane ancora pietra di scandalo 2000 anni dopo, non c'è niente da fare. Il popolo della famiglia worshipper, vedremo come reagiranno. Grazie Maria Dinolfi. Grazie Mario. Grazie. Oggi c'è il sorteggio per le elezioni europee, oggi è il giorno in cui sorteggiano la posizione sulla scheda. Dove ti vuoi vedere? Vediamo, in alto a sinistra. Dove Dio vuole. In alto a sinistra è una metafora politica o è semplicemente... No, è la posizione più semplice da vedere. Da vedere. Fatemi fare un appello tramite la vostra trasmissione. Sì.
perché sia applicata finalmente e seriamente la par condicio, che è una legge dello Stato, sì, è vergognosamente inapplicata. Per noi trovare 30 secondi in un telegiornale del Popolo della Famiglia per i prossimi 30 giorni sarà impossibile. Dai, non le reti, non demordere. Perché le reti decidono di pagare le sanzioni e di non rispettare la legge. Fatemi fare un appello tramite Radio Cusano. Perfetto. Affinché la legge sulla par condicio sia rispettata per tutti i simboli presenti sulla scheda. Tanto non sono moltissimi e quindi sì, hanno sfoltiti un po', giustamente. Comunque bene, dopo questo appello terremo d'occhio i TG. Guarda se stasera al TG1 non c'è Marione. Magari. Monitorate. Monitoriamo. Ditemi quanti secondi danno. Vabbè, non è che puoi pretendere 5 minuti col Popolo della Famiglia. Dai, su, non esagerare. Però, intanto, sì, 30 secondi, dai, 30 secondi a Maria di Norfolk. Fate la legge, cari reti e telegiornali. Mentana compreso. Va bene, pure Mentana lo farà. Grazie, ciao Mario. Ciao.